Ed eccoci qua. Buonasera a tutti e benvenuti a un caffè con Bennato, con Davide Bennato e Alessandro De Caro. È un po' di tempo che non siamo, che diciamo che ci siamo andati in onda, un po' perché lui è andato all'estero, cioè nel senso ha superato lo stretto di Messina, quindi che già per noi è tipo per un siciliano è estero, mentre io sono appena tornato dall'estero, nel senso che sono partito lunedì per Hannover e sono tornato alle praticamente 40 minuti fa. E ci hai deliziato con le foto di quello che hai ingurgitato ieri sera. Sì, diciamo che sono stato piuttosto parco in questi giorni, cioè mi sono controllato, spese controllate, tutte le cose, però l'ultima sera ho detto vado a mangiare il currywurst con un Weissbier e quindi ne ho approfittato, anche perché mi piace mangiare queste robe quando sono nella zona germanica, quindi non solamente necessariamente quando sono ad Hannover, ma anche quando sono, pensiamo, in Trentino, Alto Adige, no? Provo a mangiare questa roba, dato che l'influenza della cucina tedesca da quelle parti, diciamo così, è forte. Si sente. E dunque, di cosa parliamo oggi? In realtà non c'è un tema dominante, però vorrei dire due cose sul convegno. Perché secondo me sono uscite delle cose piuttosto interessanti anche per i non specialisti. Dunque, dove sono stato? Sono stato a un convegno che si chiama Web Science 2016, che è un convegno internazionale degli studiosi di... Io faccio lo spettatore come gli altri, perché ho seguito. Poi ti coinvolgo. Stream lag come l'ultima volta. Lag. Perché l'ultima volta il video poi l'ho visto, ma il primo video non si vedeva niente. A scatti. Ciao Gianmarco. Cioè, Marco, questa è la prima volta che ci segui, no? Quindi è completamente ingestibile, come conviene farlo col cellulare a sto punto? O andiamo alla Musa, che magari c'è la rete migliore. Andiamo alla Musa. Se lo facciamo col cellulare, a me piace qualcosa qua dietro. Lo facciamo col cellulare, proviamo. Perché così... No, peccato. Ok, ci vediamo fra un secondo, cambiamo device. Cambiamo device, sì. Non me ne andate. Eccoci qua. Abbiamo dovuto cambiare piattaforma perché ci siamo resi conto che non si può. Infatti, è dato che non si può, è apparso improvvisamente il poster dei Pooh. La riunione, dalla super fan Roberta Caruso. Sempre. Ah, comunque, scusate, no, non vorrei fare... Dopo un periodo da metallaro che io ho passato per uscire dal tunnel c'è stato un amico mio che mi ha passato, che mi pare Pullover, era l'altro addirittura. Sì, e sono rimasto in fissa con i Pooh, le so quasi tutte a memoria. Anche io. Aspetta, però non quelli degli anni 70, conosco i Pooh tra l'80 e tipo l'87, quindi Pullover, tutto carino. Oh, finalmente, no, Federica, è il device. Bisogna fare qualcosa. Devo fare qualcosa. Sì, lo devo portare a sistemare. È pieno di app che non uso, però mi dispiace da toglierle, devo essere sincero. Dunque, quindi stavo dicendo che nonostante sia una conferenza piuttosto... Grazie, Alex. Nonostante sia una conferenza piuttosto tecnica, nel senso che mette insieme specialisti eccetera eccetera, è stato piuttosto interessante anche per chi si occupa del rapporto fra, appunto, chi si fa delle domande banali dell'uso dei social media nell'ambito, diciamo così, nell'ambito sociale, quindi appunto l'ambito umano eccetera eccetera. Secondo me quindi la conferenza era molto interessante. Tra l'altro c'era un collega statunitense che twittava a manetta, quindi c'è... Se voi cercate, se chi fosse interessato, se cercate l'hashtag WebSci16, WebSci16, Web Science, sarebbe 16, fondamentalmente trova un sacco di informazioni, proprio il live tweeting fatto da questo collega americano, adesso mi sfugge come si chiama. È molto 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 interessante. In realtà ci sono stati due talk anche molto molto tecnici, uno di Google e uno di Facebook. Quello di Google ha riflettuto sul modo con cui Google comincerà con nuove tecniche a suggerire contenuti utilizzando le mappe. Fondamentalmente utilizzerà le mappe sulla base della nostra, del nostro utilizzo di Google, ci darà anche delle indicazioni sulle mappe.
Mentre per quanto riguarda il Google, invece per quanto riguarda Facebook, invece ha fatto vedere le prossime tendenze di Facebook dal punto di vista delle feature, quindi la traduzione, la possibilità di fare traduzioni praticamente in tempo reale, eccetera, eccetera. Però per mostrare le feature ha mostrato l'approccio, che mi sembra interessante, cioè ha fatto vedere in che modo Facebook fornirà la possibilità di avere una traduzione in tempo reale del testo, però ha fatto vedere come affrontano la questione. Secondo me è molto molto interessante, anche perché ovviamente bisogna fare la tara con l'aspetto tecnico informatico. Io non sono un tecnico informatico, però la logica, la metodologia è piuttosto interessante. L'idea fondamentalmente è quella di sfruttare il posting in lingue multiple fatte da alcuni soggetti. E non mi ricordo la percentuale quale fosse, ma per esempio ci sono alcune squadre di calcio, per esempio, quando scrivono i post su Facebook lo scrivono in più Più lingue. lingua, sì. Quindi si parte dal presupposto che si può utilizzare quelle informazioni in modo tale che il database per la Si traduzione arricchisca simultanea si un po' arricchisca. come il CAPTCHA, Sì, sì, diciamo, sì, sì. utilizzare queste cose Cioè, come banca dati, diciamo. l'approccio è proprio di crowdsourcing, cioè utilizzare le persone che mettono contenuti dentro Facebook per migliorare le feature di Facebook, che secondo me è un approccio piuttosto interessante. Questo è quello che posso dirvi che mi è rimasto impresso. Per il resto, Hannover è una bella città, famosa, che mi è rimasto impresso per due motivi, stavo dicendo prima. Perché c'è nato Leibniz, il filosofo, quello delle monadi, per chi non se lo ricordasse. Questa è una domanda, dovrebbe essere possibile gestire le pagine in multilingue usando una sola lingua? Ciao Viviana, dunque, Viviana ci chiede, quindi dovrebbe essere possibile gestire pagine in multilingue usando una sola lingua? Al momento l'opzione è riservata fondamentalmente per i singoli post, cioè se le persone ricevono un post in una lingua che non è la propria, è possibile tradurlo in maniera contestuale. È possibile tradurre in maniera contestuale, però ancora la feature diciamo così, è in versione alfa, cioè ancora non è Addirittura. neanche in produzione. Quello che era interessante è che appunto mostravano che tipo di approccio avrebbero utilizzato per fornire questa feature. È stato molto 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 interessante, anche perché una cosa che ho scoperto è che la persona che si sta occupando di queste cose dentro Facebook è quello che aveva fondato, era un co-founder di Xing, non so se lo ricordate, che per un po' di tempo è stato un competitor, diciamo così, davano le stesse tipologie di servizi con LinkedIn, poi ovviamente LinkedIn ha fagocitato il mercato e Xing è diventato un'altra cosa, è tuttora esistente, Xing.com, però è, diciamo, è meno famoso come LinkedIn. Un'altra cosa che ho scoperto è che mi pare di aver capito, questo l'ho letto su Wikipedia, che c'è nato ad Hannover, c'è nato quel cantante, ma oddio, c'avevo sulla punta, un cantante italiano ad Hannover, c'è nato Vinicio Capossela. Sì, perché la sua famiglia è una famiglia, erpina di emigrati ad Hannover, che è una cosa curiosa. E un'altra cosa importante di Hannover, però questo è dedicato solo unicamente. Bravo Fabrizio, esatto, Capossela. Bravo, quindi lo sapevi, Fabrizio, quindi lo sapevi. Tu lo sapevi, io me lo sono dovuto cercare, figurati, io me lo sono dovuto cercare su Wikipedia, quando ho detto vediamo cosa c'è di interessante su Hanova. Perché i Pooh li conosci, Capossela no. Che cosa? I Pooh li conosci, Non Capossela. restare chiuso qui! Sì, Sì. vabbè. Ci sono pure andato a un concerto. Ecco, quello mi manca. A mia discolpa, posso dire che era gratis. Era a Catanzaro Lido ed era un concerto di 2 ore, tra tutte le canzoni classiche, ma Che sto. anno era? 90, 98, 98, io ero già col dottorato, 98-99, Manca lì tipo. c'è da Forte, non restare guardare. chiuso qui. Solo lei nell'anima. Vabbè. Non posso Non parlare posso al fare. suonato con i cugini di campagna. Aspetta, fermiamoci tutti. Fabrizio, un mito! Hai suonato con i cugini di campagna. E quindi avevi anche tu la parrucca e le Ma no, scarpe. sarà stata la band. Oddio ragazzi, come mi fate felice? Cioè veramente c'è un universo di persone che fanno cose. Cavolo, non mi posso manco atteggiare. Se uno ha suonato con i cugini di campagna mi No, danno guarda, fastidio. sono quei cugini di Respect, campagna. respect, respect. Hai foto che ti incriminano? Perché sarebbe bello avere, sarebbe bello che tu avessi foto cioè che certificano questa cosa. No, però massimo rispetto.
Molto giovane, aveva 22 anni. Vabbè, ma non è che deve essere molto e vabbè, dai, vecchio, quando si suona alla fine, no? Però sono veramente... Qual è il tuo pezzo preferito da suonare? Questo te lo voglio chiedere io. Questo lo chiede lui perché io, perché lui è hipster. Comunque, nel frattempo che vi volevo ricordare che la settimana prossima affilate i costumi, preparate la carta di credito per acquistare fumetti. La settimana prossima inizia giovedì, inizia Etna Comics 2016, dove anche noi due siamo coinvolti. Io ho più detto le quinte, cioè mi vedete vestito. Tanto è stata una settimana nerd pesantissima, quella che è passata. Sì. Una settimana nerd. La puntata pazzesca di Game of Thrones, forse una delle puntate più importanti dell'intera, sì, dell'intera sì, saga, di cui io non di sai cui, assolutamente di cui nulla. Io ho capito semplicemente che si parla di uno che tiene la porta. Hold the door, sì. Però basta, perché se no si entra in pesantezza. Io quello so! Poi ci sono state l'universo Marvel dei fumetti che ha rilasciato. Fermo! Elia Giandinotto dice: al mio segnale scatenate il nerd che è in voi. Mi sa che stasera ci vediamo da qualche parte. E infatti. Perché noi stasera siamo l'ala nerd del gruppo e... Hold the door. L'ala nerd del gruppo è pronto per essere... per andare a vedere il film. Cioè io sono arrivato... praticamente... Apocalypse. Sì, Apocalypse. Io sono arrivato praticamente da mezz'ora. Tempo di andare a casa, sto via la valigia. Io domani riparto perché domani sono a Verona. Infatti ci sarà un caffè con Benato speciale da Verona, presumo. Quindi stay tuned. Sì, perché per una conferenza di un... Vabbè, ma ti ho detto che lo puoi usare il marchio, non è un problema. Però lo vedi come sono caruccio. Quando non ci sei non è che lo fai. No, lo so, infatti. Perché sì, non mi dà la stessa soddisfazione. La mia presenza Alessandro dietro, Filippo. Ti manca il malo repetto della situazione. Ma no. Che era quello di Nord Sud Ovest. Ovviamente, i primi 8-3. Non c'ho parole. No, comunque... No, la cosa interessante è che la settimana prossima è pazzesca. Dunque, questa settimana cos'è stato per nerd? Dato che domani è venerdì. C'è il Game of Thrones. Game of Thrones, le testate Marvel che hanno ricominciato. C'è stato di nuovo il nuovo inizio, come si dice ora. Il reboot delle nuove. Hanno ributtato di tutte le testate Marvel, che dicevo, alcune sono molto interessanti. Io ancora non ho letto niente. E poi, vabbè, stasera c'è X-Men che andremo a vedere, di cui non si parla benissimo in giro. Ma no, che ce ne frega, ce ne siamo. Niente, figurati. A noi basta che si sparano, per quanto mi riguarda. Una volta che ho messo, quanto è, 7 euro? Basta che si sì, sparano. Sì, beh, sì, beh, con 7 euro si devono sparare, non è che possono parlare. Se devo parlare mi compro la versione audio del film. Però la settimana prossima sarà ancora, cioè, esponenzialmente più nerd di questa qui. Che poi confesso che l'altra volta che sono andato a vedere un film dove non si sparavano, cioè Spotlight, mi è piaciuto talmente tanto, e a Learned by Movies, voglia. Mi è piaciuto talmente tanto quel film che l'ho usato per aprire il convegno di Hannover, quindi per dire. Quindi in realtà io faccio tanto il nerd, in realtà sono profondo, se scavi, se scrosti, c'è uno nerd, che poi scrosti, c'è uno geek, poi scavi, c'è uno normale. Tutto il 70% di cinismo, ricordiamo sempre. 70% di cinismo, 30% di varie ed eventuali. No, no, la settimana prossima c'è Etna Comics. Se siete in Sicilia o nel sud Italia, quindi a me va bene anche, che ne so, da Salerno, Napoli, sì, no, sì, magari, vi conviene, da Salerno. Vi conviene venire. Ci devi esserci perché c'è un sacco di cose. Poi sta crescendo veramente bene. E poi ho deciso di farmi un selfie. Guarda, io leggo Martin Mister da 1900. 86, credo. Io l'ho scoperto 86, nell'80, io l'ho scoperto nell'86, quando è uscito Bravo, quando è uscito Grandò, da primo numero, Martin Mister da qualche, diciamo così, un po' prima, e devo essere sincero, voglio farmi, quest'anno viene Alfredo Castelli, l'inventore di Martin Mister, il buon vecchio zio Alfredo, BVZM, no, ne voglio farmi la foto, ho deciso, il selfie, dato che mi darò un tono, vero, con la giacca, faccio un po' il professore, però... Mi faccio il selfie con Alfredo Castelli, perché con Bonelli ce l'ho il selfie. Con chi? Con Bonelli Davide, no, 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 Bonelli, con Sergio. Con Sergio Bonelli ce l'ho il selfie, buonanima, sì. Perché li abbiamo non mi ricordo in che anni li abbiamo assegnato quando stava a Roma la Sapienza, li abbiamo assegnato il laurea honoris causa in comunicazione. E io ne ho approfittato ovviamente per farmi. Noi siamo due bonelliani a Etna Comics, saremo tipo nel paese dei balocchi praticamente. Oddio, infatti c'è Claudio Villa. C'è Claudio Villa. Però devo essere sincero, posso dire una cosa? Mi sento, ogni volta che vado in edicola e vedo la sezione Bonelli, io mi sento in colpa. Perché hai perso un bel po' di... No, non solo che ho perso. Io potrei anche comprare i numeri. Io seguivo tutto, cioè Martin Mister, Dylan Dog, Nathan Never. In quel periodo, sì.
ma anche l'ex, tutte le sottotrame possibili e immaginabili. Ah, tutto, tutto. Io ho la collezione completa a casa dei miei, perché non potrei portarmela appresso. No, ma la cosa pazzesca è che mi sento in colpa, perché anche se li dovessi comprare, non c'è tempo per leggere. No, io me lo prendo ogni settimana, mi prendo il tempo per leggere quello che esce in edicola. Però mi sono promesso, mi sono ripromesso, approfittando dell'estate, di comprarmi gli almanacchi, perché mi piace sia la sezione di approfondimento. Sono stati rinnovati completamente, sono magazine. A me piace da morire. Io mi ricordo che il primo almanacco era quello del mistero di Martin Mister. Mi piacque talmente tanto. Poi c'è la paura e il West. Mi piacque talmente tanto che io, quando in una bancarella ne trovai delle copie. Me ne sono comprate tipo, e a caso c'è tipo sei numeri dell'almanacco di Martin Mister. Sì, sì, è una cosa che seguivo anch'io, perché erano molto interessanti tutti quanti gli servizi sul mistero, sul mostro di Loch Ness, sulle varie cose che. Ah, lì, bravo, questo suggerimento non me l'aspettavo. Lì è Gian Di Noto, che fa parte del nostro Etna Comics Social Media Team, di cui sono il coordinatore, cioè sono quello che mette insieme la gente per fare queste cose. Mi hanno bombardato di domande su Cristina D'Avena. I quarantenni sono in estasi per vari motivi. Sì. Ah, quasi quasi, però ti dirò una bella foto con Cristina D'Avena. Sai che cos'è il livello di nerdaggine, come si alza? No, ma Cristina D'Avena sempre si è lodata. Veramente Cristina D'Avena. Ciao Paolo! Anche se Paolo Granata. Paolo, mi sa che ci vediamo a Toronto, eh? Ci sto lavorando, ci sto lavorando. Prometto comunque che manderò l'abstract come nei tempi previsti. Però prima di scrivere cavolate sto studiando. Sì, sì, no, perché mi ha invitato a Toronto. Sto studiando, sto studiando seriamente il tuo libro, che veramente è pieno di roba. Comunque, appena ho finito di leggerlo, faccio una video recensione da caffè con Bernardo. Why not? Why not? E basta, questa era la versione post-annoveriana. Che vorrei dire che oggi esce, credo, oggi o domani, il libro di Ortolani sul cinema, della Bao, la raccolta e la sua recensione a fumetti. Della cinema. Bao? Stalinsky. della Bao. Che è molto interessante, molto bello. E quindi compratelo, perché secondo me è un volume molto interessante. Io ho visto che è uscito un nuovo libro, credo che sia sempre Bao, con la copertina zero calcare, ma i sceneggiatori sono diversi, può essere. Beh, dipende, lui ne ha fatto la copertina. Uno di questi sceneggiatori lo conosco personalmente, che è Valerio Bindi. No, questo non lo conosco. Lui comunque ha fatto altre copertine per altri fumetti, come Kill Giants, per esempio. È anche un bravo copertinista, oltre che essere un bravissimo autore. Comunque, questo qua di Lortolani, prendetelo, cinema, perché ha raccolto tutte le sue recensioni a fumetti uscite con materiale inedito e curato con una cura che è quella della Bao. Cioè, Ortolani. Sì, con una cura che si avvicina alla pornografia editoriale, che è veramente interessante. Come parla su pornografia editoriale? Sì, perché praticamente la cura per ogni dettaglio dei volumi della Bao è. Ho capito, ma il tratto grafico è ruspante, no? Il tratto grafico è ruspante, però il libro nella sua confezione proprio da libro è ben curato, quindi cioè, poche volte si trova questa cura maniacale nei dettagli come nei volumi della Bao, e questo si deve dire. Mi ha appena scritto mia madre su WhatsApp se sono rientrato, ma le rispondo, poverina, che sennò è preoccupata, dice, ancora non mi ha scritto. Cioè ho avuto prima prima l'idea di fare un caffè con Bernardo, che invece chiamare la mamma. Ma devo mandare un messaggio WhatsApp a mamma. Va bene, io direi che per oggi basta. Possiamo così. Salutare, sì. Dunque, se per chi poi fosse. Perché cosa ne dobbiamo dire? Ti possiamo inquadrare? Così. Non so. Perché sennò sembra che sembri la moglie di, come si chiama, del tenente Colombo, che ne parlava sempre ma non si è vista mai. Cioè... O come Diane di Twin Peaks, che c'è... Dai, Laura Palmer, dai, facci il salottino. Beh, ce lo so fare. Dai, alzalo. Scusate che è un momento storico. Posso salutare? Oh! Quella, amici ascoltatori, allegria. Ciao. Un'imbarazzata. Oh, era imbarazzata, ma sempre. Se l'è cavata. L'ascolto è aumentato. Se l'è cavata. Oh, la madre è convinta che come tutte le madri, quando gli rispondi subito, è convinta che l'ero è caduto. È meglio che mi spiego. Allora, per chi voi fosse, aumento dello share 70%. Elia, con te dobbiamo parlare. Allora, dunque, cosa dirsi? Dunque, per chi voi fosse interessato, domani farò un caffè con Bernardo, non versione Pandoro, come ha scritto Elia Gian Di Noto, ma versione Amarone. Nel senso del vino. Quindi
Domani farò questa cosa con mio amico Tommaso Aiello. Infatti, dato che sono, cioè non lo faccio in tempo ad atterrare, che domani riparto subito. Mi do quest'aria da. Sono stanco morto, ve lo giuro. Cioè, io se potessi dormirei fino a domani mattina. Ma no. E quindi niente, per chi di voi fosse interessato, domani verso a questo punto, verso post prandiale o pre-prandiano, non so, in un certo momento faremo un Quando caffè con Bennato. E grazie di averci ascoltato, anche se in versione ultra, diciamo così, pomeridiana, perché sono già le 4 passate, poi le 4 e 20. Un saluto da parte di Davide c'è? Bennato. Alessandro De Caro. E sentiamo anche da Roberta. Ciao. Ecco, anche da Roberta. Un saluto a Roberta tutti. Lucci.